Una buona serata, buon giovedì, ben ritrovati con la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo, che sia terminato il Tour de France, lo vedete anche solo dalla colorazione, che dal giallo che abbiamo avuto per 3 settimane è tornato al consueto rosa. Si chiude un Tour de France bellissimo, molto molto emozionante, l'ha vinto Jonas Vingegaard. Per chi ci ha seguito dall'inizio, possiamo dirvi, ve l'avevamo detto, anzi ve l'aveva detto l'ospite, il primo che sto per presentare, però insomma adesso al di là degli scherzi va in archivio un'edizione fantastica della Grand Boucle. Ne parleremo questa sera soprattutto con chi per 21 tappe il Tour lo ha commentato, perché insomma sono state veramente 3 settimane molto molto intense, che hanno visto però gli italiani un po' in difficoltà, e parleremo anche del nostro movimento. Lo faremo come al solito fino alle 22:45. Come detto, do la buona serata a chi ve l'aveva detto che avrebbe vinto Jonas Vingegaard, l'ideatore della trasmissione, Luciano Rambottini. Ciao Luciano. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. E poi andiamo in piattaforma, poi avremo anche un altro ospite che è appena arrivato, tra poco si accomoderà, e diciamo che sono la coppia per antonomasia del ciclismo su Eurosport, li abbiamo riuniti. Questa sera, visto che noi siamo in Abruzzo, quindi nella parte centro-meridionale dell'Italia, diciamo anche loro nel profondo sud. Uno è a Cavalese in provincia di Trento, uno è a Bardonecchia, città metropolitana di Torino, praticamente quasi al confine con la Francia, insomma questione di metri rispetto a dove siamo noi. Riccardo Magrini da Cavalese e Luca Gregorio da Bardonecchia, ciao ragazzi. Ciao. Allora, con la manina, hai visto? Con la manina, abbiamo salutato con la manina. Con la manina avete salutato. Peraltro Zoom ha anche la possibilità proprio di salutare con la manina. Però, insomma, allora, devo dire che a Bardonecchia così a occhio fa un po' più caldo che a Cavalese. Proprio a una primissima occhiata. Non lo so, Confermo. Di sì. Va bene. Tra poco con noi sarà anche Valentino Sciotti, perché parleremo ovviamente anche del tour molto positivo della sua Israel. Noi ci fermiamo per la pubblicità, l'anteprima finisce qua, non cambiate canale, tra poco velo numero 22 parte per una puntata speciale dedicata al Tour de France. A tra poco. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing a fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the black.
Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Di nuovo buonasera, con di nuovo insieme in compagnia di Velo. È terminato il Tour de France e anche se manca ancora molto molto tempo, noi ovviamente questa sera faremo un'analisi di queste tre settimane, ci proiettiamo anche perché insomma è notizia delle ultime ore al Giro d'Italia dell'anno che verrà, che dovrebbe partire, anzi partirà dalla nostra regione e dovrebbe avere tre appuntamenti per insomma rivivere il grande ciclismo sulle strade di casa nostra. Rispetto all'anteprima è arrivato Valentino Sciotti, che saluto. Ciao, buonasera a tutti. Che ritrovo con piacere, a cui faccio gli auguri perché la figliola è convolata a giuste nozze e dunque tanti, tanti auguri a te e alla figliola ovviamente. Grazie, grazie. Per una vita felice in collegamento sempre Riccardo Magrini e Luca Gregorio. Ciao ragazzi di nuovo. Eccoli qua. Ciao Valentino, buonasera. Ciao Presidente. Ciao ragazzi. Luca. E poi ovviamente parleremo approfonditamente di questo tour della Israel che ci ha riconsegnato innanzitutto un Froome come non lo vedevamo da un po' di tempo, ma poi sono arrivate veramente anche tante altre soddisfazioni. Con me ovviamente c'è Luciano. Però Luca, parto con te, non prima però di avervi fatto vedere una cosa a tutti e due, sicuramente l'avete vista, però... Insomma, il riconoscimento più importante, io credo che a livello proprio di critica televisiva vi sia arrivato dal fondo di Aldo Grasso sul Corriere della Sera, critico televisivo, insomma, sfida tra telecronisti che, insomma, ha un po' descritto quella che era la sfida a distanza tra Eurosport e la Rai. Vince, non so se sul fotofinish, di un'incollatura, di una mezza bici, di una bici intera, Mamma Rai, descrivendo un po' il vostro quartetto, perché c'erano anche Vladimir Belli e Moreno Moser. Io penso, Luca, parto con te, poi ovviamente anche Riccardo, penso che questo insomma sia stato, al di là della bellezza del Tour de France delle tre settimane, un riconoscimento al lavoro, lo dico io, non lo faccio dire a voi ovviamente che siete parte in causa, un lavoro veramente fantastico, aiutato anche dagli attori protagonisti, sia chiaro. Ma no, sicuramente fa sempre piacere, così come in realtà la testimonianza e i messaggi che ci mandano tutti gli appassionati sui nostri profili Instagram, piuttosto che le scritte che c'erano sul Granon, oggi me ne è arrivata una che c'era anche sull'Alpe d'Huez, e questo senza nulla togliere, ma insomma forse vale anche di più del pezzo di Aldo Grasso per quello che mi riguarda, perché a noi interessa entrare nelle case delle persone e farli divertire, farli rilassare, farli magari anche dormire un paio d'ore dopo pranzo eccetera, prima di svegliarsi per il gran finale, quindi per noi questo è sempre la cosa migliore. Poi, come giustamente dicevi tu, siamo stati aiutati da un Tour de France che è stato magnifico e non ci ha lasciato una giornata di respiro. Anche entrare nella casa del vostro fan numero uno, di Riccardino da Montecatini Terme, che ha fatto una sola domanda, poi non l'ho più sentito.
Per quello c'era anche Juanin che tanto entrava. Lui sì, però c'è stato Riccardino da Montecatini Terme che insomma a un certo punto ha fatto un'irruzione all'interno della telecronaca. Ma non mi ricordo neanche che domanda ha fatto, però era una domanda rivolta a Moreno. Intelligente, immagino. No, sicuramente molto intelligente, io lo conosco, è un ragazzo, ragazzo simpatico. Simpatico. E comunque, sì, no, effettivamente quello che ha detto Luca mi trovo pienamente d'accordo. Trovare tante scritte, naturalmente ce l'ho più io che lui, però è, cioè, quello è normale, perché insomma il pavone sono io. E già il fatto che tu ne faccia una questione quantitativa lo dimostra, io direi. No, ma fa piacere, a parte tutto, trovare gli scritti sulle strade come corridori, guarda che è una cosa molto bella, a parte il fatto che poi il professore... Cioè, quando hai una citazione dal professore, c'ha una valenza, assume una valenza più che altro per noi addetti ai lavori, perché insomma avere una citazione favorevole di Aldo Grasso è sicuramente una cosa che fa piacere, no? Però a volte c'ha anche cazziato, cioè, non è che sono tutto rose e fiori, però diciamo che al 90% siamo graditi anche dal professore. In ogni caso, le scritte, come diceva Luca, sulle strade fanno sicuramente più piacere, perché si entra dentro, cioè il popolo della bicicletta, insomma, che praticamente ci ama, lo possiamo dire, ci ama veramente. Sì. Ok, senti, a proposito di... Ho detto sì, non ho detto mi. No, lo so, lo ho detto so, vabbè. Sì. Diciamo che hai utilizzato la prima persona plurale solo per un fatto di mera educazione. No, no, sei un cattivo. No. Sto scherzando. Ma Luca poi... Ma guarda, tanto fra me e Luca c'è talmente un legame che hai voglia di mettere zizzania, ma non ce la farai mai. No, ma sto scherzando. A proposito di gente, Luca, torno da te, perché ti faccio vedere, immagino l'abbiate visto, anzi sicuramente l'abbiate visto, la gente che insomma ce n'era un po' a Copenaghen per salutare, per ringraziare, per dare il giusto tributo all'eroe della Danimarca, insomma al... Eccolo qua, Jonas Vingegaard, e ti faccio una domanda anche qui un po' provocatoria, ma non me ne volere. Ci siamo divertiti come al Tour del 98 senza che ci fosse un italiano sui Campi Elisi? O esagero nell'analisi? La fai a me la domanda? No, a Luca. Ah. Ma dopo può rispondere sicuramente anche Riccardo, che era più nel vivo. Sai, io... Il 1998 l'ho vissuto solo da tifoso, e quindi per me Marco Pantani è stato tutto, è stata la chiave dell'avvicinamento al ciclismo, e quindi io ero uno di quelli che tornava a casa dalla spiaggia per andare a vedermi la tappa di Marco, no? Quindi ho pianto, sono andato alla festa gialla a Cesenatico, quindi l'ho proprio vissuto da tifoso, e devo dirti che certo c'è stata una mobilitazione popolare clamorosa, avevo 17 anni. Però queste immagini di Vingegaard mi fanno venire anche un po' di rabbia, nel senso che, guarda, riflettevo, la gente che ho visto a Copenaghen probabilmente non ce l'ha neanche la Juve quando vince lo scudetto, perché in piazza sì. Vittoria, in piazza San Carlo c'è meno gente di quella che c'era a Copenaghen per accogliere Vingegaard. Ma la stessa cosa è valsa per Carapaz quando ha vinto il Giro d'Italia in Ecuador, per Bernal, idem quando ha vinto il Tour in Colombia. A noi manca questa cosa qui, cioè per Vincenzo Nibali non è mai stata fatta una roba del genere, no? Eppure ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Quindi dobbiamo farci oggettivamente una domanda molto profonda, credo, su quello che è accaduto. Poi noi da appassionati ed amanti del ciclismo godiamo nel vedere queste immagini. Sono contentissimo che Vingegaard abbia ricevuto questo tipo di omaggio, perché si era commosso già alla presentazione delle squadre, ed è giusto che sia stato accolto così dalla sua gente. Riccardo, te che invece le hai vissute entrambe le esperienze... No, beh, nel 98 non ero ancora telecronista, cioè non raccontavo ancora il ciclismo, l'ho vissuta come
come Luca, ma io sottoscrivo punto per punto quello che ha detto Luca. È un dispiacere. E prima mi stavi dicendo, fuori dalle telecamere, hai detto è anche un po' sfortunato Nibali, perché una cosa del genere non gli è mai capitata. No, gli è capitata, sì, ha vinto il tour. No, abbia vinto il tour, sì, che no, ci sia stato questo riconoscimento, no. Ma l'ha fatta Lamporecchio. Ho capito. Ma perché se l'avesse fatto in una grande città, tu pensi ci sarebbe stata quella gente? No, assolutamente no. Cioè, anche se l'avesse fatta forse a Messina, probabilmente, ma tanta gente così non ci sarebbe stata, anche perché è una questione di densità, è una questione di popolazione, forse non lo so, però effettivamente è una questione che fa riflettere, dispiace per noi che raccontiamo ciclismo, perché noi vorremmo sempre per questi ragazzi che fanno una gran fatica, per quello che gli sponsor, lì ce n'è uno importante perché investe tanti soldi in più con due squadre, insomma ci dovrebbe essere un riconoscimento maggiore a partire dai media, perché il problema è tutto lì. Basta guardare una prima pagina dell'Equipe, o comunque immagino i giornali danesi cosa hanno fatto per questo successo, e basta guardare i giornali italiani. Non faccio nomi, non faccio un giornale o un altro, tutti uguali, cioè una roba, un silenzio tombale. E quindi questo è il vero problema. Il problema grosso è la cultura. La nostra cultura per il ciclismo è molto bassa, purtroppo. Dai, Jacopo, scusa, sì. Una postilla solo. Cioè, il lunedì dopo l'ultima giornata a Parigi, io invece lo faccio. Cioè, la Gazzetta dello Sport non ha fatto nemmeno un trafiletto in prima pagina per dire ha vinto il Tour Jonas Vingegaard. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo a parlare? Sì, sì. Valentino, vengo da te perché con te spesso e volentieri abbiamo parlato proprio di questo argomento. Mi dispiace, sembra sempre che noi ti chiamiamo quando c'è da commentare quanto non venga messo in risalto in questo stranissimo paese uno sport come il ciclismo. Certo, c'è da dire che non c'era un italiano neanche che ci si è avvicinato a vincere il Tour de France, però è anche vero che probabilmente un minimo di risalto in più dopo una sfida, dopo un duello fantastico con Pogacar, forse si poteva anche fare uno strappo alla regola. D'altronde siamo in piano calcio mercato, voglio dire, spesso e volentieri le prime pagine sono piene di sogni che però poi neanche si avverano. No, forse tutto il problema parte da Gazzetta dello Sport. Perché Gazzetta dello Sport ha un suo prodotto, che è il prodotto ciclistico più importante d'Italia, forse il secondo al mondo, e lei è la prima che non gli dà il risalto che merita. Se tu non produci, non promuovi il tuo prodotto, come puoi sperare che i tuoi giornali concorrenti debbano promuovere il tuo? È tutto lì che parte. Forse Cairo si dovrebbe un attimino fermare e riflettere su questo, e parlare con la redazione di RCS e dire: guardate signori, è mio il giornale, è mio il prodotto Giro d'Italia, non esiste che per ragioni che io non voglio neanche stare ad immaginare, l'uno cerchi di non promuovere l'altro. È una cosa che non esiste. Il ciclismo in Italia ha scritto delle pagine meravigliose, però quando il ciclismo coinvolgeva la gente, la Gazzetta dello Sport aveva le prime 5, 6, 7 pagine che parlavano solo di ciclismo. L'anno scorso Dan Martin ha vinto una tappa in Irlanda, tutti i giornali l'hanno messo in prima pagina con foto grande. Il giorno prima aveva vinto un italiano, gli hanno dato un trafiletto. Sì. Ma di che stiamo a parlare? Cioè, quindi te dici è una mossa che dovrebbe fare il giornale, sostanzialmente in riferimento alla Gazzetta dello Sport, e poi dici, una volta fatto il passo in avanti, gli altri poi per starti dietro ti vengono dietro. Cioè, ma è normale, anche perché il giro inizia quando è finito il campionato di calcio. Non c'è neanche la scusa del calcio. Di parlare di fantamercato,
e metterlo davanti a una notizia reale di chi ha sofferto per vincere. Guarda, una solo tappa. Per le prime pagine di Dybala, che poi non è arrivato, dovrei richiedere indietro almeno 20-30 euro. Vedi? quindi so di che cosa, so assolutamente di che cosa parli. Oh, non è che ti stiamo escludendo, assolutamente no. Perché poi con te ovviamente parleremo anche del cinismo italiano, faremo con tutti i nostri ospiti questa sera di che cosa è andato, però insomma io all'inizio ho detto, se ci avete seguito, Luciano mi aveva detto vabbè, però, ma adesso lasciamo però, per cosa avevo però, detto, perché non penso che aver indovinato il vincitore è anche un po' di fortuna. È stato un po' di fortuna pure, però sapevamo tutti che alla vigilia di questo Tour de France c'erano dei favoriti, ed era Roglic, era Pogacar, era Thomas. Questi atleti dopo tre settimane sono arrivati tutti lì sul podio, quindi non è che ci volesse un fenomeno per individuare il vincitore del Tour de France. Una cosa è certa, che questo vincitore porterà dei benefici un po' a tutti, secondo me, perché Vingegaard, con la vittoria di Vingegaard, ci sarà innanzitutto un mercato effervescente da qui ai prossimi mesi. Perché? Perché la vittoria di Vingegaard ha fatto capire che la UAE probabilmente si deve rinforzare, che Pogacar probabilmente deve un attimino anche capire che, pur avendo una classe immensa, pur essendo un campione di altissimo livello, perché ritengo che Pogacar sia il corridore più forte al mondo in questo momento storico del ciclismo, però anche lui da questa sconfitta può obiettivamente trovare dei giovamenti. E poi giustamente è una vittoria che ha portato entusiasmo, ha portato, se c'è stato anche questo grande successo sulle testate straniere per quanto riguarda il Tour, ma c'è stato interesse anche nel pubblico locale. L'ho detto la settimana scorsa, vado la mattina a prendere il caffè al mio solito bar, anche la persona più comune, la persona più che probabilmente non pensavo assolutamente che si potesse interessare di ciclismo, in questo momento, in questo Tour, in queste tre settimane ci si è avvicinate delle persone che obiettivamente mi ha sorpreso, quindi questo porterà benefici, mi auguro, anche al ciclismo italiano, però all'interesse a questo sport. Questo sport sappiamo tutti che in questo momento in Italia soffriamo molto, ma io ritengo pure che è in ottima salute il mondo del ciclismo in Italia e nel mondo, perché i praticanti di questo sport sono veramente aumentati negli ultimi 10 anni in Italia, addirittura non ci sono più biciclette nel mondo, quindi questo fa capire quanta richiesta c'è e quanta voglia c'è di pedalare e praticare questo sport, che è uno sport meraviglioso. Poi, come hai detto tu, sono mancate da parte dei ciclisti italiani delle imprese che obiettivamente ci si poteva... che però neanche potevamo auspicare più di tanto la vigilia, no, non è che ci fossimo presentati con un battaglione da competizione. No, il problema del ciclismo, della mancanza di risultati, perché poi al Tour, e Riccardo lo sa benissimo, che negli anni passati ci sono state anche stagioni dove i risultati non sono arrivati, però c'era un futuro. Il problema del ciclismo italiano in questo momento è che non c'è futuro, questo è il discorso, che sì, arriviamo da un Tour dove ci sono stati dei piccoli segnali da Becchiol, da qualche piazzamento di qualche ragazzo, però il problema serio è il futuro di questo sport. Avremo in questa puntata anche la maniera di poterne parlare con Riccardo, con Luca, con Valentino, sì, e cercare di capire, di trovare una soluzione, perché io ritengo che oramai da 3, 4, 5 stagioni questo movimento non dà garanzie, facciamo sempre più fatica, però è possibile che nessuno, anche i dirigenti, sponsor del ciclismo, grossi tecnici che abbiamo e che lavorano con squadre straniere,
non possono trovare un tavolo di incontro, buttare lì problematiche, soluzioni. Però dobbiamo venirne fuori, perché obiettivamente il nostro sport non merita quello che in questo momento produce. Ecco. Assolutamente. Oh, poi parleremo, ovviamente torneremo sulla questione italiani, però Luca, ti posso chiederti che cartoline del tour, 2, 3, 4, scegli te, ti porti via da queste 21 tappe? Non vale la stretta di mano tra Pogacar e Vingegaard, quella ovviamente e fuori categoria, però che cartoline ti porti via mentalmente? Quali sono state le cose che ti sono rimaste proprio impresse? Guarda, da un punto di vista romantico scelgo la partenza dalla Danimarca, perché davvero l'amore della gente, la partecipazione è stata impressionante, sia dalla presentazione ai Giardini Tivoli che anche nelle tappe in linea, la fuga solitaria di Cornissen, acclamato da tutta la sua gente, secondo me è stata un'immagine meravigliosa, un grande spot per il ciclismo. Sotto il profilo tecnico sono molto contento delle tappe del Granone e di Otakam, perché nei grandi giri aspettiamo tutti, soprattutto per un amante delle salite come me, la bagarre, lo spettacolo, quindi l'attacco della Jumbo a 70 km nella tappa alpina e comunque a Otakam quello che ha fatto Van Aert, ma in ogni caso Pogacar che l'ha attaccato sulla penultima salita, sono cose che oggettivamente negli ultimi 10 anni, 15 anni abbiamo visto molto poco, e quindi mi porto via quelle due tappe. E poi come terza scelgo Van Aert in generale, perché io credo che sia irripetibile quello che ha fatto Wout, l'hanno detto tutti, ma guardando anche i prossimi anni, cioè questo tutti i giorni, è una cosa pazzesca, tutti i giorni, o come gregario, o perché ha vinto, perché è andato in fuga, ha regalato qualcosa di magico, e io sono affascinato da questo tipo di corridori. Pensavo che Van Der Poel al Giro d'Italia già l'ha salvato in tutto e per tutto, ma pensavo già fosse a un livello altissimo, questo l'ha completamente oscurato con il Tour de France che ha fatto. Assolutamente, ed ecco perché è sempre presente il santino qui sulla mia postazione, me lo tengo sempre, il mio protettore. Oh Riccardo, posso chiederti anche a te qualche cartolina che ti porti via, poi ti stuzzico un po' di più invece? Ma la cartolina sicuramente anch'io, la gente, vada la gente così tanta, dirlo un po' di volte. Sì, ma così tanta veramente mai. Abbiamo viste tante di partenze, ma abbiamo visto tante tappe. Però come in Danimarca, ma in generale un po' come dappertutto, perché c'era gente dappertutto. E qui la presentazione è fantastica, perché sì. C'era il presentatore a Copenaghen, danese, che presenta, sì, quello che poi tra 3 settimane vince il Tour de France, e a un certo punto fa dalla Francia, e voleva dire Christophe Laporte, e continua a dire dalla Francia, sì, ma che dalla Francia, ma ti rendi conto che stai presentando l'idolo di casa dalla Francia? Voleva andare avanti, l'ha presentato di notte Laporte, vai Riccardo. Vingegaard, esatto. Cioè, anzi, loro, per dire la verità, la pronuncia è Vingegaard, però sì, Noi diciamo all'italiana. Poi le cose che ha detto Luca anch'io le condivido. Una cosa in più, mi è piaciuto uno sbaglio che ha fatto Pogacar, ma mi è piaciuto come lo hanno attaccato Roglic e Vingegaard a turno sul Galibier. È stato, per la tappa lì è stata fantastica, perché poi è stata la tappa dove Pogacar ha pagato il fio di tutto quello che c'era stato prima, quei 4 chilometri maledetti, che praticamente lì ci ha perso il tour. Se sarebbe stato più bello, facendo proprio i cinici, avesse perso un pochino meno di 2,52, se fosse rimasto insomma nell'ordine dei 40 secondi sarebbe stato più entusiasmante, però credo che Vingegaard se la sia meritata e l'avrebbe vinto lo stesso, perché in salita, sulle salite lunghe, Vingegaard ha dimostrato di andare molto più forte di un Pogacar, che comunque rimane un fenomeno. E poi
mi è piaciuta una cosa simpatica, che Vingegaard non importava niente quando andava, no, è bellissimo, a salutarlo e a complimentarsi, è andato due volte e lui al telefono ma neanche dice guarda aspetta un secondo adesso un attimo, no, attendi in linea che saluto, no continua a parlare al telefono, sì, ciao lo facciamo tutti, no, ora di più in avanti credo che sarà una moda quando praticamente io sto al telefono ciao. Che neanche avesse dall'altra parte i reali di Danimarca. Quello però, Jacopo, quella è una macchia, quella è una macchia su Jonas Vingegaard. Se posso fare un po' il cattivo è un po' una macchia, perché comunque la mancanza di rispetto sono d'accordo, perché infatti l'ho detto la settimana scorsa, ma è mai possibile che non puoi dire scusa un attimo, un secondo, grazie comunque, lo sconfitto viene comunque a stringerti la mano e poi riprendi. E Riccardo mi ha detto ma era con la moglie, ho capito, ma la moglie avrà modo e tempo di sentirlo 100 volte al giorno se vuole, immagino. Comunque se posso, oggi ho notato una cosa nei festeggiamenti a Vingegaard, la moglie e la bambina, ho visto una sfumatura che non mi è piaciuto per niente, ma per niente, e qui io vado sul discorso di Luca, perché Luca fra di noi si parlava che potrebbe rappresentare un piccolo freno questa cosa, perché quando lui è sceso dalla macchina davanti, e lui era davanti e lei dietro con la bambina, a un certo punto purtroppo Maurizio questa qua non ce l'hai perché è diversa, lei è dietro con la bambina, lui davanti, lui scende sulla destra perché l'autista gli apre lo sportello e lei, piuttosto scocciata, fa cenno all'autista perché lui, di farla scendere anche lei di là, dalla parte di là, ma con una sorta di un filo d'arroganza, e lì non mi è piaciuta molto. Poi baciava, salutava, ma stai calma, stai nel tuo. Ecco, questa è una cosa, una sfumaturina che a me, insomma, tutto bello, tutto rose e fiori, tutto, insomma, però... Amleto, Riccardo, rimane il principe di Danimarca, almeno nei modi, se vogliamo, va bene? La mettiamo così? Siamo d'accordo? Sì. Vabbè. Oh, Valentino, vengo da te perché è stato un tour molto bello, immagino che tu ti sia divertito e ti sia divertito tanto di più, perché abbiamo visto innanzitutto la grande vittoria di Simon Clark nella tappa del pavé, e poi c'è stata la vittoria di Hull, abbiamo ritrovato un grande Christopher Froome, che forse non c'è mai come in questo tour negli ultimi tempi lo avevamo visto così in palla. Sì, lui già appena era risceso dall'altura aveva fatto vedere che era ritornato con un'altra gamba, certo non è il Froome che noi eravamo abituati a conoscere, però è stato un bel gesto, un bel segno vedere un campione come lui che ha onorato una tappa del Tour. Onestamente ora lui si deve interrogare cosa vuole fare per il futuro, perché questo tipo di Froome con tutta la passione e l'amore nostro non è sufficiente a giustificare un continuare un'attività per un campione come lui, quindi ora lui dovrà riflettere un attimino sul suo futuro. Per il resto, cioè, immagino che qui si tratti di una parte dell'accordo che... No, vabbè, non frega niente, cioè non è che no, sono no, io. Te, non te, non ci te. Mancherebbe, no, campioni di quel livello a un certo punto devono, no, devono capire quanto è il momento di smettere. Ovviamente quest'anno al Giro Nibali e soprattutto Pozzovivo ci hanno insegnato che se hai veramente che è vero la voglia, relativamente. Ma ci mancherebbe, assolutamente. Pozzovivo ha detto è l'ultimo giro, invece mi pare di capire che non sarà l'ultima stagione. Una top 10 al Giro, una top 10 al Giro di Svizzera, e sembra che voglia andare anche alla Vuelta. Senti, invece queste immagini che vedi di Simon Clark? Eh sì, sono veramente belle, molto molto belle, anche perché la squadra
stava soffrendo tantissimo quest'anno, aveva bisogno di dare una sterzata, è arrivata, poi due vittorie sono ancora più belle, la seconda con un canadese. Con una storia molto particolare. Appunto, molto bella. Appunto, aveva un valore doppio per lui perché aveva quel trascorso di famiglia che voleva onorare con una grande vittoria. Poi è un canadese come i due main sponsor della squadra perché si chiama Israel, ma i due main sponsor sono canadesi. Sì. Senti, nelle ultime ore è tornato alla vittoria anche Giacomo Nizzolo. Spagna, sì, quindi... bellissimo, bellissimo, anzi oggi giornata bella perché anche in Vallonia ha vinto Backlands che sì, abbiamo l'altra sponsorizzazione. Sì. Solo l'unica cosa si è fatto male Girbay. Speriamo nulla di grave. Non ancora leggo nulla, di solito mandano... Il report sanitario, sì, dici, certo. Almeno non c'entra la bottiglia stavolta. Ah no, quello sicuramente no. Posso chiedere anche a te qualche frame di questo Tour de France? Poi andiamo in pubblicità e poi parliamo degli italiani. No, diciamo che quello che mi sta dando un po' fastidio in queste ultime ore è che la vittoria di Vingegaard venga ridimensionata? No, gemellata troppo con uno strapotere della Jumbo. Io ritengo invece che questo ragazzo abbia vinto il Tour. Sì, grazie a una grande squadra, ma l'avevamo detto all'inizio del Tour che questa sarebbe stata una squadra forte. Ma anche la UAE, non pensare che alla partenza del Tour era una squadra debole, perché no. La UAE di quest'anno era molto, ma molto più forte della UAE dell'anno scorso, quindi erano pronti anche loro a poter contrastare un po' la forza fisica di questa squadra. Però io ritengo che Vingegaard abbia vinto questo Tour negli scontri diretti verso Pogacar, soprattutto sulle Alpi. Non l'ha mai staccato. Sulle Alpi, sui Pirenei. E soprattutto sulla cronometro. Questi erano i tre grandi appuntamenti di questa edizione del Tour e Vingegaard in questi tre appuntamenti lo ha sempre staccato Pogacar. Non sempre, però nelle volte decise, cioè non è mai successo il contrario, ecco, diciamola così. Lo ha staccato due volte. Non è mai successo il contrario, non è mai successo che lui anche se nella prima settimana, anche se nella prima settimana avevamo visto un Tour decisamente diverso dalle ultime due, sì. Perché noi nelle prime due settimane ci siamo veramente preoccupati di questa edizione del Tour perché sembrava che il fenomeno si fosse veramente riconfermato anche in questa edizione. E come ripeto, per fortuna che non abbia vinto di nuovo, ma lui lo rivincerà il Tour, non c'ha problemi, è Pogacar, quindi rivincerà sicuramente il Tour. Però se l'avesse rivinto quest'anno ci sarebbe stato meno entusiasmo di come è in questo momento l'atmosfera intorno a questo sport. Perché? Perché si è capito tante cose, si è capito che si può arrivare a una vittoria del Tour pur non avendo il massimo del corridore, e si è capito che Vingegaard è un ottimo atleta, lo ritroveremo nella strada anche nel prossimo futuro. Però secondo me noi già dal prossimo anno vedremo un Tour stellare. Noi all'inizio del Tour abbiamo detto noi non vediamo l'ora che parte questo Tour, perché qui quest'anno ci divertiremo, saremo veramente molto attenti tappa per tappa, perché poi anche le tappe pianeggianti sono state interessantissime, volate tecniche dove ci siamo divertiti, cioè lo sapevamo, ci siamo detti, ma i prossimi Tour saranno ancora più eclatanti, certo. Perché ritornerà la Philippe, ritornerà... Cioè, nel momento in cui Vingegaard dimostra che questo è una manifestazione contendibile, non come è successo magari nel passato, dove insomma, si vinceva abbastanza ripetutamente uno solo, a me hanno insegnato che uno dei valori fondanti della democrazia è l'alternanza, perché...
serve a chi governa e a chi non governa, il valore dell'alternanza va bene anche al ciclismo. No, ma il prossimo anno ci sarà Pidcock, ci sarà una Ineos che secondo me non è che questi della Ineos che investono così tanto si accontentano di fare un secondo posto o di, al giro un terzo posto al Tour. Questi investiranno, faranno squadre competitive, quindi noi ci apprestiamo a vivere, certo, un movimento che il ciclismo sarà veramente lo sport più visto nei prossimi anni. Quindi io mi auguro che questa vittoria di Vingegaard possa portare tutte queste cose che io penso, e quindi è stata una bellissima edizione. Però a Riccardo, tu l'hai fatto anche il Tour, Riccardo, ma tutta questa gente, noi abbiamo visto dei tour interessanti, ma tutta questa gente proprio in questa stagione, secondo te come mai? C'era stato interesse anche nelle edizioni del passato del Tour, ma non come in questo momento, ma non per un fatto di attori che ti davano garanzie, ma c'è un qualcosa che secondo te ha portato all'interesse verso questo sport? Aspetta che sei muto. Sì. Sì. C'erano dei commenti. No, c'erano dei commenti della mansarda, ho dovuto. Scusa. Irripetibili, visto che hai silenziato l'audio. No! No, però. No, certo. Così ero più tranquillo, poi mi sono dimenticato. Perché la montagna fa bene, ti rilassa. Sì. Ma infatti ti vediamo molto 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 rilassato. Hai lasciato a Milano il rasoio. L'unico problema è perché poi dopo te lo dico perché non mi sono fatto la barba. No, rispondendo alla domanda che mi ha fatto Luciano, io credo che ci sia stata tanta voglia da parte del pubblico e della gente in generale a ritrovarsi sulle strade e a divertirsi. L'occasione c'è stata col Tour come sempre, perché comunque in Danimarca è un popolo che, diciamo che i popoli scandinavi non hanno avuto quello che abbiamo subito noi con il Covid, però un pochino sì, delle restrizioni l'hanno avute, e questi eventi comunque erano anche, credo, un pensiero della gente di ritrovarsi sulle strade a fare qualcosa che purtroppo per la pandemia c'era stata impedita nell'ultimo periodo, in parte anche loro, perché insomma gli stadi vuoti, gli eventi, i concerti non fatti, quindi questa cosa qui di ritrovarsi tutti insieme a festeggiare credo che sia dovuta anche a quel fatto lì, a avere la voglia anche di vedere i protagonisti dal vivo e quasi toccarli con mano. Credo che sia questo il motivo della tantissima gente che non avevamo mai visto fino ad ora. Poi per la barba, purtroppo io avevo fatto una mezza scommessa. Quale? Che volevo fare. No, gli italiani chiaramente, cioè mi faccio la barba quando vince una tappa un italiano. Ok. Diciamo che tu hai fatto una scommessa in senso assoluto, cioè quando ti taglierai la barba quando un italiano vincerà una tappa al Tour de France? Sì, questo era io. Ok. Come sono partito sbarbato, c'era già il discorso. No, dico in senso assoluto? Cioè te la taglierai quando un italiano tornerà a vincere? No, in senso assoluto ora devo sentire la mia suocera quando posso farmela, perché lei ha detto che sto bene così, e quindi però riguardo al Tour io avevo visto la malparata e allora avevo tentato, ho detto facciamo una cosa difficile, se vince Sagan me la faccio. Okay. E lì sono rimasto. Poi quell'altra cos'è che avevo fatto quando ero stato predictor, Luca, quando avevo fatto il predictor e avevo detto Van Aert, e poi lui quel giorno lì non ha fatto. Sì, però non avevi fatto nessuna promessa. Sì,
però avevo quasi, l'avevo buttata un po' lì, insomma, dai. Poi c'era la speranza. Ma qual è il giorno della vittoria di Laporte? No, sì, sì. Sì. No, io il predictor l'avevo fatto quando. Sì, sì, no, quando ha vinto Laporte. Quando ha vinto Laporte avevo fatto. Ha vinto Laporte. Siamo sicuri. Guarda, che credo che sia stato un po' che. Ah, sì, dopo. Sì, è vero. È vero, è vero, è vero. Quando ha vinto Laporte, sì. In effetti, anche lì, cioè, lui doveva vincere. E invece ha vinto la porta. Vabbè. La tua scommessa era su Sagan, poi io ti ho detto sì. Vabbè, dai, riciclala se vince un italiano, anche se Ganna vince la crono, per darti l'ultima chance. Invece niente, niente, neanche quella lì. E comunque, cioè, Ganna per dire, ti volevo, insomma, Riccardo, e qui ti volevo proprio fare una domanda su. Allora posso fare una Filippo? Cosa? Posso fare una cosa? Andiamo alla pubblicità, dai. Andiamo in pubblicità? Andiamo un attimo. E poi gli italiani, poi capitolo italiano. Esatto, anche perché per un Riccardo che è in felpa, cioè qui veramente temperature oltre lo sperimentale. Andiamo in pubblicità, ci asciughiamo un attimo e poi torniamo.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti.
Clindex e a Manoppello, via Vallone 16. Seconda parte di Velo per questa sera, avevamo chiuso con le temperature meteo e apriamo con un aggiornamento che ci arriva direttamente dalla provincia di Trento. Un'incredibile ondata di calore immediato si è abbattuto su un'abitazione di Cavalese e dalla felpa si è passati ad una t-shirt. Questo però non ti esonererà da rispondere alla domanda di Luciano prima della pubblicità, che era, Luciano? No, siccome lui aveva aperto il capitolo Filippo Ganna, volevo appunto sapere da Riccardo, questo ragazzo talentuoso, forse uno dei pochi che c'è in Italia che possa ancora garantire grandi prestazioni a cronometro, ma non solo, e il fatto che abbia saltato un Giro d'Italia, punti molto e la Ineos punta molto su delle prestazioni a cronometro. Ma secondo me il tour di Filippo, a prescindere poi il cronoprologo, pioveva, non si è capito, ok, non ha dato quella prestazione che ci aspettavamo, ok. Poi l'ultima cronometro, purtroppo sappiamo che le cronometro delle ultime tappe dei grandi giri sono cronometro anomale, quindi non è andato piano Filippo nella penultima giornata, però obiettivamente ci si poteva anche aspettare qualcosa di più per la prestazione del tour di Filippo, perché poi non l'abbiamo visto in grosse azioni. Un Filippo Ganna che secondo me ha delle grosse potenzialità in questo tour non poteva anche trovare delle giornate, andare in fuga e cercare di trovare delle motivazioni per arrivare a una vittoria diversa dalla prova cronometro. Cioè, io mi auguro che questo ragazzo all'interno di questa grandissima squadra piano piano venga perso le grosse qualità, cioè rimarranno le qualità di Kronoman, però noi ci aspettavamo da lui in questi anni anche qualcosa di più importante, una vittoria in una grande classica che non è arrivata, cioè prestazioni un po' più interessanti, ma io lo dico per il bene del ragazzo e soprattutto perché credo nelle grandi qualità di Filippo Ganna. Allora, Filippo secondo me non può passare come capo espiatorio della scarsità di risultati che abbiamo fatto al Tour de France. In ogni caso sono d'accordo con te, Luciano, perché da Filippo anch'io avrei voluto vedere qualcosa di più di quel lavoro oscuro che ha fatto, perché lui l'abbiamo visto, ma l'abbiamo visto lavorare a favore di... quest'anno ce n'aveva tre di capitani, c'aveva Geraint Thomas, c'aveva Adam Yates e anche Martinez, fino a che c'è sta, anzi forse picco più di Martinez. Diciamo che nella squadra in cui è, i risultati li può soltanto dare a cronometro, e nel cronometro di quest'anno al Tour de France la prima non era adatta, c'era 20 curve, poi lasciamo stare il bagnato perché ce l'avevano tutti, quindi non è quello. Io da Filippo ho avuto la possibilità di avere proprio i dati dei valori, sai che oggi vanno di moda molto i VAT, i valori, quindi i valori c'erano, sono semplicemente trovato gente che andava più forte di lui a Copenaghen. Nell'ultima contano le gambe, tant'è vero, se vai a guardare chi ha vinto Van Aert e i primi tre della classifica generale, quindi lui ha fatto il primo, diciamo, anzi ha fatto, secondo me ha fatto anche molto bene perché è arrivato quinto, quindi non è che è andato per avere delle prestazioni come vuoi te, secondo me, come vorresti te o come vorremmo tutti, secondo me lei cambia squadra, perché lì non, allora, le corse a tappe non sono nel suo DNA,
è inutile che la gente tutte le volte che appena vede qualche risultatino dice subito corsa a tappe 3 settimane, come non ce l'ha neanche Van Aert, le 3 settimane non... un conto è farle come l'ha fatte lui da fenomeno e un conto è farle da classifica. E quindi secondo me l'unica soluzione, ma non credo che sia possibile, perché se non sbaglio credo che abbia un contratto ancora valido fino al 2024, se non sbaglio, ora non mi ricordo bene. E quindi, e poi c'è anche da dire che quest'anno è stato anche lui vittima di Covid, e molti corridori quest'anno hanno subito questo problema, perché ne dico uno su tutti, era il Tour, ha fatto veramente pena per come è andato, perché Gianni Moscon non può essere questo. Non può essere quel corridore che abbiamo visto. E questa è la mia paura, Riccardo. Non vorrei che anche Filippo facesse la stessa fine. Noi non possiamo bruciare un talento di questo livello e fargli fare la fine di Moscon, perché altrimenti veramente sarebbe un peccato mortale. No, ma Moscon l'ha fatta perché c'ha il long Covid. Cioè, Moscon ha fatto 3-4 anni che non va nemmeno lui, capito? No, lui era... è due anni che non va. Capito? E l'anno scorso, no, aspetta, ferma. Ha fatto una grandissima Roubaix. Ferma, gli hanno fatto perdere una Roubaix, Luciano, c'ha la memoria corta. Cioè, gli hanno fatto perdere una Roubaix. Sì. No, gliel'hanno fatta perdere. Sì, ma Moscon era un corridore che rischiò di vincere un mondiale, ci si aspettava anche qualcosa di più di una Roubaix da questo ragazzo, Riccardo, in questi anni. Lo so, Luciano, il problema è che quegli altri vanno più forte. Allora... qual è il problema? Andiamo a cercare perché questi ragazzi che promettevano bene poi si sono arenati. Cioè, noi abbiamo un sacco di ragazzi giovani che tutte le volte si cerca di tirarli fuori, e quando un altro e Battista, cioè io mi hanno massacrato perché ho detto Tiberi dov'è un giorno, e Tiberi è un ragazzino giovane, ha vinto un campionato del mondo a cronometro, ma nelle cronometro non ho mai visto io, lascia fare, appena ho detto così ha fatto un quinto posto alla Coppa Bartali e poi ha vinto una tappa in Ungheria, se non sbaglio. Però voglio dire, se questo è un campione del mondo a cronometro, bisognerà che mi faccia vedere anche qualche volta nella sua specialità un piazzamento. Io non pretendo che vinca, perché vincere con Ganna, Van Aert e questa gente qui non è mica facile, no? Però qualche volta allora dobbiamo andare a analizzare perché. Io una mezza idea ce l'ho, però dicela, perché poi voglio chiedere anche a Valentino il perché, qual è l'idea che si è fatto lui, qual è secondo te? Per me sono bruciati prima, cioè con questa storia dei watt, megawatt. Arriva un Giacotti, dici. Secondo me sì, perché secondo me è da ricercare da una esasperazione che c'è nelle categorie inferiori, cioè nella ricerca sempre di andare a tutta, nelle società, nelle gare, fin da ragazzetti, perché se te vai a guardare in Danimarca, in Slovenia, in Norvegia, dove vengono fuori questi ragazzi giovani, vengono fuori questi talenti, guarda che la Danimarca ne ha tirati fuori tanti in quest'ultimo periodo, non guardiamo solo la Slovenia, però se te vai a correre là, e noi abbiamo amici, Luciano, che ce lo possono confermare, no? Jens Weggerby era così già ai tempi dei tempi, ci abbiamo Sorensen era, ma avevano un approccio completamente diverso rispetto al nostro che abbiamo qua in Italia, e secondo me qui si esalta subito uno e gli par d'essere già un fenomeno, non lo so, non vorrei che non credo che sia il caso di Pippo, perché lui è già abbastanza uno un po' orso,
non è un gran personaggio, non credo che si sia montato la testa, però tanti si montano la testa. E quando sei per aria dopo è difficile anche darti da mangiare, certo. Ci vuole la fionda per darti da mangiare. Se voli alto è difficile, è un problema. Valentino, te ti sei fatto un'idea, cioè ne veniamo fuori? No, Valentino, ma più che altro innanzitutto partiamo dall'inizio, cioè Riccardo ha imbroccato la strada giusta delle motivazioni, secondo me sì, un po' sì. Sì, assolutamente sì, però noi secondo me dobbiamo lavorare molto di più sul settore giovanili. Sinceramente si fa molto poco. Io vedo, noi sponsorizziamo una squadra juniores e un pochettino vado a vedere anche gli allievi quanto posso e vedo che ogni anno ne trovo di meno. Questo non è un bel segno. Dall'altro lato vedo un settore amatoriale che eccelle, forse le due cose dovrebbero collaborare un po' di più. Chi investe tanto nel settore amatoriale dovrebbe poi fare anche qualcosina per il settore giovanile, magari quando fai una gran fondo devi inserire anche qualcosa che possa a livello di gare giovanili, perché mancano però proprio i giovani. Se intersechiamo le due cose, perdonami, se intersechiamo le due cose viene fuori il ragionamento di Riccardo. Cioè l'esplosione a livello quantitativo dove agonismo non c'è, dove il risultato conta relativamente, depauperamento dove si richiede, a torto o a ragione, un risultato sportivo. Questa è un'altra mania, perché ho visto due gare juniores, ho visto che tutti cercano di accaparrarsi, di portare ragazzi stranieri per fare il risultato. No, non investono per far crescere il ragazzo italiano. Il risultato è così importante che si ricorre anche a portare il ragazzo straniero. Io ho visto la gara di Cepagatti, i primi tre, un australiano e un ucraino. Un'altra gara qua a Sant'Onofrio, dove era a Teramo, secondo e terzo due ucraini, e ci sono troppi ragazzi stranieri perché tutti vogliono vincere, allora non ci investono più di tanto sull'italiano, si tuffano di là. No, a livello giovanile invece dobbiamo cercare di portare a fare ciclismo tutti. L'altra volta parlavamo di Moreno Di Biase, quello che mi piace di lui, che ho visto dei ragazzi che sono veramente un pochettino sovrappeso, sembrerebbero meno portati, e lui glielo fa vivere in un modo così spensierato, così tranquillo, che magari, come fanno lo sviluppo, si trasformano e magari tra di loro può uscire un buon ciclista. Noi dobbiamo rianimare per forza il settore giovanile. Quando hai questo tipo di problemi non puoi lavorare solo sopra, devi anche lavorare sotto. Luca, però faccio sempre la parte dell'avvocato del diavolo, lavorare sopra, benché sia magari più costoso, però ha anche un rendimento, se non altro, di immagine più immediato, più semplice, più facile. Sì, beh, certo, ma questo è un tema molto spinoso che abbiamo affrontato tante volte in telecronaca. Io in realtà sono abbastanza disincantato e disilluso, nel senso che hanno già detto tutto più o meno loro, e poi purtroppo cioè noi possiamo parlare ma non possiamo metterci mano, cioè possiamo tenere viva l'attenzione su questo problema, però finché non cambia la mentalità nelle famiglie, nei direttori sportivi, l'intervento della federazione, l'abitudine a eludere un po' di più la cultura del risultato a tutti i costi, non andiamo da nessuna parte, cioè stiamo qui a discettare del sesso degli angeli. Quindi io, cioè nel senso, anche sugli italiani sempre alle corse, ma tutti ci fanno sempre le domande, gli italiani non ci sono in questo momento, ne stiamo a parlare ogni volta, cioè a me fa arrabbiare, poi non la posso dire in diretta, ma con voi sì. Cioè basta, andiamo al Tour de France, io avevo zero aspettative, ok? Quindi per me non è delusione o cosa. Quello che dicevo io prima, livello... cioè noi si può essere delusi quando si va con un battaglione di grandi atleti, di grandi figure, e di una campagna al Tour de France che è andata male e ci aspettavamo, perché avevamo Tizio, Caio Sempronio, noi siamo andati, con tutto il rispetto, se vogliamo, con... seconde e terze scelte rispetto a quelli che erano i big di questo Tour de France.
ma certo, quindi non, cioè, non prendiamoci in giro, voglio dire, però ha detto bene Riccardo, Ganna secondo me ha fatto, cioè le due crono non erano per lui, punto, perché la seconda era troppo complicata e la prima era troppo tecnica, in mezzo sta Lineos che non è la squadra per lui finché hanno i capitani per i grandi giri, quindi sono d'accordo anche su quello, e gli altri cosa, salvavamo la baracca se vinceva forse la tappa Bettiol? No, perché comunque è una cosa casuale come ha fatto Ugo Hull, senza nulla togliere naturalmente al canadese, ma è stata casuale, va bene, ma non è che allora dice al movimento canadese sta bene, cioè nel senso va bene, hanno dei buoni atleti, così come abbiamo dei buoni atleti noi che ogni tanto possono fare degli exploit, ma non siamo un punto di riferimento. Assolutamente. Oh, Giulio invece Valentino come hai visto? Non lo so, magari se si concentrava solo sul tour faceva meglio, visto che sul giro ha un pochettino sofferto. Subito dopo il Covid il giro l'ha spremuto così tanto che l'ha fatto arrivare anche al tour un po' col fiato corto, anche se poi lui è un combattivo, ci ha messo il cuore, ci ha provato in tutti i modi, ma se non hai la gamba solo col cuore diventa difficile. Eh sì. Oh, peraltro Luca, il tema maglia pois, io vi ho seguito insomma nei 21 d'appestato, un tema insomma Geschke che magari prendendo punti qua e là su Gran Premi della Montagna di seconda, terza categoria quasi portava a casa la maglia pois, poi l'ha vinta Vingegaard, a un certo punto ha rischiato anche il nostro Giulio di poter sopravanzare e prenderla la maglia pois, non c'è riuscito, però vogliamo dare un po' il senso al Tour de France e al nostro Giulio Ciccone? No, vedi, adesso a parte che la definizione corretta l'ha data Moreno Moser, cioè dobbiamo iniziare a pensare, io per primo, che non è la classifica che premia lo scalatore più forte, che mediamente vince il Tour de France, ma la classifica dei Gran Premi della Montagna, ed è corretto perché tu devi avere un atteggiamento differente giorno per giorno, quindi in realtà io che ho in parte bacchettato come Vladimir Belli Geschke, ma non perché ce l'abbia con lui, ma perché la sua storia dice che non è che sia uno scalatore puro, però devi premiare l'attitudine, no? Quindi giorno per giorno sbatterti, andare in fuga, segnare le tappe in cui devi essere protagonista. Però detto questo, ecco, mi piacerebbe che tipo in questo Tour de France uno come Ciccone, ma anche uno come Pinot, potevano serenamente arrivare a questo traguardo. Cioè, se Ciccone si fosse mosso un po' prima, anche nei primi 7-10 giorni, però che stava male, quindi per carità, ma lo stesso discorso vale per Pinot, potevano arrivare a un risultato che in ogni caso invece premia quelle che sono le caratteristiche di ragazzi che non possono tanto vincere il Tour de France, non possono probabilmente nemmeno fare la top 10, o meglio, Pinot forse la può fare nei momenti d'oro, eccetera, però che se prende la maglia pois è un simbolo importante. Ecco, quindi io quello che lancio sempre come stimolo è questo, cioè perché interessa così poco agli scalatori puri che non possono essere protagonisti in classifica generale? Secondo me perché, provo a risponderti, perché nello sguardo alle 21 tappe molti che sanno che magari non possono vincere su quelle grandi montagne all'inizio neanche ci provano e poi magari si mordono le mani quando dicono caspita, ci avessi pensato un po' prima, forse potevo farcela, perché guardano in prospettiva sulle 3 settimane e quindi pensano ma come faccio io adesso ad andare a vincere la maglia dei Gran Premi della Montagna, ok, non dei miglior scalatori. Però Ciccone al giro, se ti ricordi, invece fece subito dalla prima tappa prendendola su San Luca. Sì, vero, vero, assolutamente sì. Oh, prima di andare al secondo break pubblicitario, Luca, chiudo con te perché si è molto parlato e poi i giorni dopo sono anche i giorni dei bilanci, un po' delle analisi in cui si va anche nei retroscena. Possiamo dire anche che la Jumbo-Visma un po' ha anche rivoluzionato quello che era lo standard delle strategie di una squadra ciclistica che vuole ambire ad una grande corsa a tappe? Sicuramente, ma come abbiamo analizzato anche con Riccardo, sono stati aiutati da una squadra che secondo me l'ho definita ingiocabile da subito e si è dimostrata tale strada facendo, cioè sono tutti arrivati al 110% della loro condizione, anche assumendosi dei rischi, questo è stato il bello assolutamente da un punto di vista tattico, però per dirti la Jumbo-Visma del Giro d'Italia è una squadra, cioè, lontanissima parente di questa, no? Quindi non si può dire che loro siano
adesso il punto di riferimento in qualsiasi giro a tappe. Li voglio vedere anche alla Vuelta, dove non sappiamo ancora se ci sarà Roglic. Cioè, questo è stato veramente un momento importantissimo, formativo forse, e di rottura del mondo del ciclismo, però potrebbe anche essere stato un unicum, nel senso che sono arrivati con una formazione stellare, e anche Van Aert non lo so se mai riuscirà a ripetere un Tour de France di tale livello, no? Quindi andiamo un po' con calma. Quindi Luca, secondo me questa squadra così forte parte tutta da una sconfitta di 2 anni fa al Tour della Jumbo con Roglic in quella famosa cronometro di 2 anni fa. Io l'ho sempre detto che quella sconfitta ha portato dei grossi benefici all'interno di questa squadra, perché a tutti i costi hanno voluto vincerlo questo Tour, investimenti importanti, e quindi quella sconfitta ha portato questa grandissima vittoria, perché loro ci hanno investito tanto. Hai detto benissimo tu, la Jumbo del Giro c'era Dumoulin, Affini, poi sono andato a vedere i nomi che erano lì alla partenza, non li conosco, quindi hanno investito tutto sul Tour de France e sono riusciti a portare a casa questa bella vittoria. Infatti sono d'accordo con te anche su quello che dicevi sulla UAE, cioè nel senso che siccome hanno imparato che non sono onnipotenti, già si sono rafforzati, perché è segnalato bene, cioè con Maika, Soler, Geoff Bennett al top per tutto il Tour de France, non dico che sarebbe cambiato, ma probabilmente avremmo visto una corsa differente, e se metteranno dentro un altro innesto, ma semplicemente magari, non so, metteranno Almeida in appoggio a Pogacar l'anno prossimo al Tour, le cose possono cambiare, quindi anche loro arriveranno più affamati e più vogliosi di riscatto. Ci dobbiamo fermare per l'ultima volta questa sera, poi ovviamente nell'ultima parte parleremo del Giro d'Italia 2023, ci vedrà protagonisti, molto protagonisti. Prima però la bici in 200 secondi ritorna con Moreno Di Labbio, che ci racconta la sua esperienza a Xterra. Ce lo vediamo, poi ritorniamo per l'ultima parte. Amici di Velo, purtroppo quest'anno non ho potuto partecipare a Xterra Italy, questa stupenda manifestazione che si svolge ogni anno in Abruzzo, a Scanno, vicino al lago, perché sono in Perù per lavoro. Ma nonostante questo, non voglio mancare di raccontare questa stupenda manifestazione che coinvolge numerosi triatleti che vengono da tutto il mondo. Fortunatamente quest'anno siamo tornati ai livelli pre-Covid, quindi c'è stata una nutrita partecipazione e per la prima volta c'è stata anche l'edizione con i bambini. Grazie agli amici che hanno partecipato, posso raccontare con dei video com'è andata questa manifestazione. A tagliare per prima il traguardo dell'edizione 2022 di Xterra Italy è stato Maxime Chanet, seguita da François Carloni, terzo l'italiano Riccardo Ridolfi. Tra le donne a vincere è stata Alizé Paties, seconda Marta Manditto, terza Katia Krenn. La gara è molto spettacolare, dalla prima frazione di nuoto all'ultima, che è quella di corsa in montagna. È molto impegnativa, infatti è risaputo nel circuito del cross triathlon che Xterra Italy Scanno è una delle gare più impegnativa, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. Molto suggestivo il passaggio degli atleti nel paese di Scanno, dove c'è un forte contrasto tra le signore che vestono gli abiti tradizionali e gli atleti con i loro mezzi tecnologici. La frazione di nuoto è caratteristica e detta all'australiana, perché si percorrono i primi 1000 metri a nuoto, si esce, si corre per altri 100 metri, ci si tuffa di nuovo nel lago e si fa a bracciate a nuoto l'ultimo tratto
fino all'uscita verso la transition zone, dove si inforcano le biciclette e nel minor tempo possibile si va ad affrontare il percorso di mountain bike. Il cross triathlon e Xterra in particolare sono delle competizioni che richiedono delle abilità tecniche oltre che fisiche superiori alle normali gare di triathlon. Infatti una gara di triathlon normalmente si svolge su un percorso pressoché pianeggiante. Nel caso di Xterra ci sono pendenze e trail molto impegnativi. Pertanto la preparazione richiede molto tempo, non ci si può improvvisare triatleti senza aver fatto una preparazione molto accurata. Quest'anno c'è stata poi la novità di permettere ai bambini di gareggiare. Non è stato facile tirare dentro questi giovani atleti, ma per la prima volta si è riusciti a svolgere questa competizione per i più piccoli. Quest'anno ho potuto solo raccontare Xterra, mi sono dovuto accontentare di una corsetta lungo la costa pacifica. Comunque due esperienze interessanti, infatti è già iniziata la preparazione per Xterra 2023. Appuntamento alla prossima puntata, un caro saluto amici di Xterra. Cinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo.
Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Parte di velo numero 22, rientriamo perché, insomma, è notizia delle ultime ore, un po' l'avevamo anticipato, il fatto che il Giro d'Italia 2023 partirà dalla nostra regione. Notizia molto molto importante, sarà anche protagonista la Costa dei Trabocchi, peraltro scenario fantastico che Valentino conosce molto molto bene e da lui partirò con l'analisi di questa notizia. Le tappe dovrebbero essere tre, due subito e una al ritorno dal sud. Che cosa vuol dire? Ho visto che prima, insomma, Valentino, con te abbiamo parlato di investimenti, soprattutto a livello di immagine in questo sport. Avere la partenza del Giro d'Italia, immaginiamo Pescara con Piazza Salotto che ospiterà la presentazione delle squadre, la partenza, luoghi suggestivi, cosa vuol dire? Intanto vediamo il ritaglio di giornale. Beh, indubbiamente è un focus enorme su questa regione. A livello turistico potrebbe significare tantissimo. La regione ha fatto benissimo a credere nel ciclismo come veicolo per promuovere questa parte del territorio, che poi è una parte che è stata valorizzata tantissimo da questa ciclabile. Il posto è incantevole, il problema che io penso che ci sia, mancano i posti letto, quindi far venire un turista e poi non trova le strutture per dormire, per me è un qualcosa che non ha nessun senso. Però Noi abbiamo sempre qualcosa che ci manca per essere perfetti e ci andiamo a complicare la vita proprio. No, ma tu pensaci, inizia da Ortona e arriva a Punta d'Erci la ciclabile, mettiamoci anche Vasto. Se togli Ortona e Vasto, che ci saranno? 100 camere? 150 camere? E c'è qualcosa che non va. Scusami, ma c'è qualcosa che non va. C'è troppa edilizia privata e poca ricettività. Territorio sicuramente dopo questa partenza del Giro, se sarà lì la partenza del Giro, attirerà tantissima gente, ma siamo pronti ad accoglierli? Io non sono del tutto convinto. Poi Valentino, io ogni domenica vado giù perché è un paesaggio fantastico, veramente il paradiso terrestre. Io ci abito. Quindi tu ci abiti, conosci benissimo. Magari Riccardo e Luca sicuramente conoscono quello di cui stiamo parlando, però per rinfrescare la memoria stiamo parlando di questa roba qui. La Costa dei Trabocchi, questa bellissima pista ciclabile che veramente potremmo sfruttare a livello promozionale, a far venire turisti da tutte le parti del mondo.
però tenuta malissimo, Valentino, con i canneti sui cigli della strada, non c'è manutenzione, non c'è pulizia, non c'è, proprio è una desolazione. Vediamo un paradiso terrestre con questa bellissima struttura, perché la struttura è stata fatta bene, però mal tenuta, quindi a volte devo anche frenare per evitare questi canneti. Dico bugie o no? No, è pura verità. Il problema è che tecnicamente è ancora cantiere. In questa regione c'è qualcosa che non va. Noi siamo la regione che non ha permesso al tifoso di vedere l'arrivo. Bravo. Ritorniamo su questi punti. Prima parlavamo di pubblico, se dobbiamo paragonare l'Alp 2 su quello che si è visto qua al Blockhouse, sì. C'è qualcuno che dovrebbe fare mea culpa e dare qualche testata. Un prefetto che blocca il pubblico armato a un evento mondiale. In Francia avrebbero arrestato il prefetto, sicuramente. Quello garantito. Capisco che c'è più sicurezza se non c'è il pubblico, però se partiamo da sto principio, quindi ognuno resta chiuso a casa alla sua, classe politica lì regionale, possiamo tranquillamente dire ok, gli investimenti sul giro vanno bene, vanno benissimo per la promozione, però abbiamo bisogno anche di garanzie. Voi che tipo di prodotto ci date, a prescindere il giro? Noi dobbiamo proteggere il pubblico, perché il pubblico paga l'evento, perché sono soldi pubblici, quindi va rispettato soprattutto il pubblico. Poi. No, ma sarà la prima tappa, quindi tutti saranno concentrati, il massimo dell'attenzione alla prima tappa, all'ultima e alle tappe di montagna. Quindi noi avremo un'attenzione mediatica enorme, dobbiamo farci trovare preparati. Oggi c'è la scusa che è ancora un cantiere. Per alcuni è una scusa, per me è una colpa. Se quello è ancora un cantiere è una colpa. E non voglio sentire giustificazioni, perché un amministratore non trova giustificazione a ciò che non funziona. Un amministratore trova soluzioni. E qua fare gli amministratori per trovare giustificazioni è uno sport italiano che non esiste nel mondo. Se tu fai il pubblico amministratore, vieni da me con soluzioni. Abbiamo ancora tempo, abbiamo 8-9 mesi per poter mettere tutto in ordine, almeno quello è proprio l'ABC. Non facciamoci trovare impreparati, ma io sono convinto che non ci faremo trovare impreparati, Luciano. Il problema è che non dobbiamo essere impreparati neanche un mese dopo, due mesi dopo, sì, tre mesi dopo il giro, perché fare un taglio, una pulizia per quel giorno non è difficilissimo. Quello che non è difficile neanche quello che dovrebbe essere la regola è che ciò che vediamo quel giorno lo dovremmo vedere per tutti i giorni degli anni a venire. Se vogliamo questi ritorni di investimento, perché se si fa degli investimenti su un evento, poi vogliamo poi il ritorno. Il turista viene e dice: ma siete sicuri che è proprio esatto, qui, hanno perché fatto arrivano, la tappa arrivano i turisti nel mio negozio e dicono: guarda, avete una strada parco bellissima, però non ci si può andare in questa. E hanno ragione, perché io domenica vado lì in questo bellissimo posto. Però a volte è impraticabile, capito? Guarda, quindi non è vero, è una delusione. È vero, io sono amico del presidente della provincia Francesco Menna, lo invito a scegliere nel suo team una persona che sia responsabile di quel progetto, di renderlo immediatamente funzionante come deve essere, perché se siamo ancora con le canne che lo chiudono e lasciano un rigagnolo, è ovvio che c'è qualcosa che non va. Se ancora ci vanno con le moto elettriche, ci vanno con i mezzi a quattro ruote e tutto il resto, non c'è una regola. Oggi è il Far West, togliamo il Far West e facciamolo diventare un posto meraviglioso, perché la natura già lo rende meraviglioso. Ora dobbiamo essere noi a non lottare contro la natura, ma prendere vantaggio di ciò che la natura ci ha regalato. Assolutamente sì. Oh, Riccardo, lì a Cavalese com'è invece la questione? Immagino migliore rispetto a quella che abbiamo descritto fino a questo momento. È una questione di programmazione, perché fare le cose, farle, sì, una volta fatto un investimento uno le fa, buonanotte suonatori, ma bisogna mantenerle.
Io ieri sono andato, due giorni fa, sono andato sulla ciclabile qui che praticamente viene doppio uso, perché d'inverno ci fanno la marcia longa su quella stessa strada, su quello stesso percorso. Io sono in Val di Fiemme, poi chiaramente vado fino in Val di Fassa, però qui in Trentino c'hanno delle ciclabili che sono meravigliose, doppio uso, ci fanno le camminate, ci vai anche in bicicletta, e ti posso assicurare che sono tutte ben curate. Addirittura a un certo punto ho trovato una deviazione perché stavano facendo la manutenzione. E quindi il problema è la manutenzione delle strutture, perché a farle ci metti niente, e a mantenerle che diventa difficile. Quindi lì ci deve essere proprio, ci devono essere delle persone adatte. Non ti dico, cioè, le strade vengono mantenute dall'ANAS, e le piste ciclabili devono essere mantenute da una simile ANAS, cioè non è che ci vuole uno scienziato. Prendi delle persone, le paghi, e queste devono mantenere e devono anche controllare. Se, come diceva prima Valentino, ci vanno con le moto, ci vanno con quad, ci vanno, insomma, non è più una ciclabile. Io credo che lì, almeno sentendo anche i discorsi che a volte si sono fatti, è un bellissimo posto. Ma se poi dopo il bellissimo posto non viene sfruttato come si deve, cioè, ma a me l'altro giorno uno a Predazzo mi ha detto, e io non me ne ero accorto, giuro, ero in difetto io, perché è una questione sempre culturale questa, eh. Io non ero, stavo andando in bicicletta, con la bicicletta a corsa sulla strada normale, e non mi ero accorto che a Predazzo c'è una parte della strada normale adibita a transito delle biciclette. E questo mi ha superato e mi ha detto: la ciclabile è a sinistra. E io, certo, stavo per mandarla anche a quel paese, però aveva ragione lui. E effettivamente, cioè, c'è anche rispetto, nel senso, perché comunque dice: guarda, ti hanno fatto un posto dove tu puoi andare tranquillamente in bicicletta. E quello è un altro motivo anche del perché abbiamo pochi giovani che si avvicinano a questo sport, perché comunque si pensa solo a ciclomotori, e forse la sicurezza è quella che inibisce un po' i genitori a mandare i bimbi in bicicletta. Comunque, e chiudo, mi è venuta un po' voglia di venire a commentare il giro in loco l'anno prossimo, però dai, sì, mi sarebbe, hai visto le immagini? Mi sarebbe piaciuto, ma io mi ricordo Van den Broek vinse un meraviglioso prologo, sì, un anno da Pescara, insomma, si partiva lì da Monte Silvano e si arrivava in centro. Non è nuovo, cioè l'Abruzzo è una città, è una regione che ha una radicata passione per la bicicletta. Ci sono stati tantissimi campioni in Abruzzo che hanno dato lustro alla regione, e la regione poi si presta, perché c'è il mare, la montagna, la collina, c'è tutto in quella regione lì. Quindi vabbè, abbiamo capito che non vieni. Luca, tu vieni invece? No, vorrei, te la fai, vabbè, da Milano. Luca, vieni te? Allora, intanto, a commentare ci piacerebbe. Me l'hai promesso, Luca. Sì, no, Valentino, infatti sto cercando di convincere mia moglie l'anno prossimo a fare il periodo fra il giro e il tour, quando abbiamo i 9 giorni, di fare un pezzo di Abruzzo e il Salento, così posso venirvi a trovare tutti quanti. Oh, meno male, meno male, meno che male. Ruffiano che è, ragazzi. No, è vero, giuro. Ma te hai cominciato a fare un giro di parole, no, perché saresti arrivato. No, allora, ieri, no, guarda, non più tardi di due giorni fa ho sentito Andrea Mammarella al telefono, che era a fare il corso dei maestri a Cervinia, e gli ho promesso che io quest'inverno vengo. Quindi io quest'inverno vengo. Purtroppo la trasmissione a un certo punto verrà chiusa, non so. Ma faremo una puntata speciale, Riccardo. Siamo disposti ad aspettarti. Siamo disposti ad andare avanti tutti i giovedì. Facciamo,
No, se facciamo una puntata speciale, io farò anche la puntata speciale. Però io vengo. Puntata speciale? No, gliel'ho promesso. Però te ci devi dire quando, perché non è che. Cioè, la puntata speciale quando? Quando nevica. Sì, quando nevica. Noi diamo appuntamento poi all'ultima di ottobre, diciamo, torneremo quando nevica, quando Riccardo è di passaggio. State con noi perché un giovedì a sorpresa ci vedrete in onda. Ma sono quelle cose belle, no? Che alla gente piace, perché poi Riccardo, fondamentalmente la gente... Posso farvi una domanda? Siccome questa sarà l'ultima puntata dedicata al Tour de France, allora dai, mi fate mettere un attimo le luci gialle per l'ultima volta, poi giuro Maurizio, si può? Poi giuro non le chiamo più le luci gialle, però per l'ultima volta, dai, che è stato un tour bellissimo. Sì, è stato un tour bellissimo. E appunto c'è stata questa sconfitta di Pogačar, che è arrivato secondo, quindi non è che sia arrivato a... è stata bellissima anche la prova di Pogačar, però quando peserà psicologicamente questa sconfitta su questo ragazzo, secondo te, Riccardo? E questa è una domanda che voglio fare un po' a Luca, a Valentino. Sarà pesante da digerire, secondo te? Secondo me no, perché lui ha un carattere talmente bello che ha avuto la forza anche di attaccare l'ultimo giorno a Parigi. Prima per scherzo con Van Aert lo stesso Vingegaard. Poi da ultimo invece per davvero, perché lui ha fatto proprio quell'attacco insieme proprio a Ganna sugli Champs-Élysées. Io credo che lui per carattere gli sia già scivolata addosso questa sconfitta. Sicuramente ha maturato e metabolizzato dove sono stati degli errori. Solo lui lo sa, perché noi si è parlato, si è detto, però non è mai venuto fuori questa storia della crisi di fame o della male interpretazione dell'alimentazione quel giorno lì. Però io ti posso dire, e Luca il mio testimone, finita la tappa, quando lui era arrivato staccato, che Vingegaard aveva vinto la tappa sul Granon, subito decine di, ma forse anche centinaia di messaggi subdoli, deficienti, che dicevano Pogačar tanto va a casa perché c'ha il Covid, per scusa. E poi la risposta l'ha data sul campo. Lui ha rivinto ancora, ha dato del filo da torcere a Vingegaard, e credo che non abbia pesato, cioè non peserà molto, secondo il mio pensiero, quello che è stata una sconfitta, perché lui ha un carattere molto bello. Invece Valentino, sei convinto anche tu? Per me sarà lo stimolo più grande che poteva trovare per vincere il prossimo tour. Lui al prossimo tour arriverà in condizioni assolutamente impeccabili. Quest'anno anche il team l'ha gestito un pochettino male. Ha sottovalutato un po' probabilmente il momento. Sì, perché il ragazzo era così superiore, si era dimostrato così superiore gli altri anni, che il team pensava di poterlo sfruttare dappertutto. Secondo me, Luca, questo ragazzo nella prossima stagione programmerà anche in modo diverso la sua stagione. Sì, ci potrebbe stare una bella vittoria alla Tirreno, però secondo me salterà la Sanremo, salterà il Fiandre, punterà la Liegi. Secondo te programmerà un po' diversamente anche la sua stagione agonistica? Ma questo è un buono spunto di riflessione. Per come l'ho visto questi 3 anni, non lo so, non sono così convinto, perché a lui piace correre. Magari quello che dici tu, sì, non arrivare al 100% subito agli appuntamenti di inizio anno, però è difficile, perché lui veramente corre con il sorriso. Anch'io sono abbastanza convinto come Riccardo che non avrà un grosso contraccolpo psicologico, e sono convinto, come diceva Valentino, l'anno prossimo secondo me arriva e vince con 10 minuti, esagerando, vabbè, ovviamente, perché poi non sarà così, però arriverà con talmente tanta fame che sbaraglierà il campo, perché lui è proprio un fuoriclasse, un predestinato. Certo, poi l'unico vero punto interrogativo è
se da questo Tour de France dovesse continuare, per dire, non lo so, a non vincere, magari da qui a fine stagione, non lo so, sbaglia, non vince in Lombardia, non vince, adesso non è che farà grossissime corse in realtà, quindi e magari l'anno prossimo ricomincia e viene battuto da qualcun altro, boh, magari un piccolo tarlo nella testa potrebbe anche crearsi, però qui siamo adesso nel, cioè, nei se, nei ma, io credo che quest'anno ci poteva stare serenamente, ha dimostrato di essere un fuoriclasse anche nella sconfitta, quindi non vedo perché debba così cambiare strada e cambiare percorso. Poi che l'unica cosa che potrebbe cambiare sul programma l'anno prossimo è magari non fare il Giro di Slovenia e fare una corsa po' più di livello, cioè il Delfinato, lo Svizzera in approccio al Tour de France, questo sì. E secondo me la strada giusta già l'hanno intrapresa quelli della UAE, perché gli hanno evitato la Vuelta, perché se sarebbe andata la Vuelta, meno male, quindi l'hanno capito subito che lo scontro alla Vuelta doveva evitarlo. Probabilmente potrebbe vincere un Lombardia, che quindi finirebbe la stagione alla grande, e secondo me, come hai detto tu, l'antipasto del Tour deve essere una corsa molto più convincente, dove devi mettere più fatica, quindi il Svizzera o il Delfinato sono le corse più indicate per affrontare un grande Tour. No, io volevo dirvi che nel suo programma l'anno prossimo c'era il Giro d'Italia. Ora bisogna vedere come il Tour che ha perso quest'anno va a influire su questa scelta. Secondo me al Giro non torna. Lui aveva già deciso che il prossimo anno avrebbe corso il Giro. Questo ve lo dico per certo. Ora cosa accadrà dopo questa sconfitta a Tour è tutto da vedere. Cioè, dice, se avesse vinto probabilmente sarebbe stato un po' più sazio e si sarebbe potuto concentrare. No, no, lui aveva già deciso che correva adesso, il Giro. Adesso cambia, ora, perché ora, ha il dente avvelenato. Ora cambia tutto, ovviamente. Puoi vedere che già mi voglio mettere da parte. Perché se vinco tutto facilmente provo a vincerne due a distanza di un mese. Se ho perso non so più se ho lo stesso, prendo il rischio. L'Amleto al telefono mi ha già demansionato, no, assolutamente no. Oh, noi siamo in chiusura, fatemi dare alcuni risultati che sono del weekend, visto che abbiamo parlato di ciclismo giovanile. C'è stato il Memorial Mattia Lo Schiavo dedicato agli juniores, ha vinto Angelo Colaiemma, pugliese di Santeramo, della Progi T Cycling Team, davanti a Gabriele Cosma Rausa, terzo Marco Della Benetta, quarto Nils Gutierrez Guzman, quinto Samuele Ricca, sesto Leonardo Di Santo della Vinifantini Sport Tour Free Bike, settimo Vincenzo Gargano, ottavo Gianmarco Vicini, nono Federico Ferranti, decimo Pietro Sterbini. Questo è per te, hai una locandina, dai, facciamo una cosa live, passamela proprio, va. Così facciamo dire facciamo due tutto parole in diretta. Oh, che non è adesso, no, non è su due ruote, è su due piedi, è il trofeo Città di Crecchio. Eccola qua, grazie Maurizio, grazie. Venerdì 26 agosto noi volevamo fare una cosa tutta fatta a mano, te ce l'avevi pronta la locandina, hai fatto bene. Ore 18:30 a Piazza Castello a Crecchio. Ovviamente Vinifantini come sponsor principale, Valentino, non su due ruote, non su due pedali, ma su due piedi. È la grande passione di Valentino. Sì. Grande passione, ne hai tantissime grandi passioni, però. No, è una delle mie passioni. Poi la gara è dedicata alla memoria di mio fratello. È una gara che ho sempre corso e che forse quest'anno non potrò correre. E mi dispiacerà davvero tanto non esserci, ma sicuramente sarà la solita serata magica dove ci sarà il boom di partecipanti come tutti gli anni. Il Covid finalmente sembra che ci permette di ritornare a fare questo grandissimo evento. Perché è un evento anche di un momento di una grande festa. Ho avuto l'onore anche di partecipare non agonisticamente, ma è veramente una non bella agonisticamente. Indirettamente. Infatti stavo un attimo leggendo la locandina. Avevo quasi capito agonistica, non agonistica, ok, vai avanti. E soprattutto poi in un paese suggestivo con il castello di Crecchio, che è veramente una delle
delle cittadine più belle della nostra regione, quindi sarebbe bello a far arrivare tutti, perché sarà una bella festa di sport. Assolutamente sì, venerdì 26 agosto, ore 18:30, Piazza Castello a Crecchio, peraltro posto meraviglioso. Maurizio, mi fai vedere l'appuntamento, perché mi pare di ricordare che ce ne fosse uno nel fine settimana, poi andiamo in chiusura, manca 1:04, se me ne fai vedere velocissimamente l'appuntamento, giuro che chiudo in tempo, altrimenti vado a salutare prima Riccardo e Luca per chiedergli, uno nel nord-est dell'Italia e uno al nord-ovest. Eccolo qua, 28 agosto, no, che 28 agosto, Maurizio, buonanotte, devi andare indietro, devi andare indietro. Vi ritroverete quando e per quali appuntamenti? Ragazzi? Sabato, fra due giorni. San Sebastiano. Ah, ok. Ah, eccolo qua. Eccolo, primo trofeo Frecce Azzurre San Buceto, categoria giovanissima ovviamente a San Buceto il 31 luglio. Maurizio, eri andato un po' più avanti. Da qui in avanti che tipo di stagione vi aspettate? Chi saranno i protagonisti da seguire, ragazzi? Veramente in 10 secondi, perché veramente questi ho. Evenepoel, vedremo come farà Evenepoel. Alla Philippe, che ora si è rifermato, però ci darà gioie e soddisfazioni. Poi, insomma, gli italiani secondo me nella seconda parte faranno bene, perché ha rivinto Ballerini, ha rivinto Giacomo Nizzolo appunto ieri, una bella vittoria. Io sono fiducioso nel farmi la barba, cioè penso che mi farò la barba presto, perché Luca, c'è la Vuelta poi, vero? C'è la Vuelta, sì, ci sono gli europei, poi c'è la Vuelta dal 19 agosto, tutte le corse, quindi no, anch'io su Remco e alla Philippe sono abbastanza fiducioso, e poi secondo me Van der Poel vincerà il mondiale. Ok. Grazie. Che grazie, sei il procuratore. Grazie. Allora, tenti a far crescere la barba quando Riccardo la taglierà. Questo possiamo dire con certezza, vero? Possiamo darla in esclusiva, almeno questa? Ascolta, no, volevo fare solo una considerazione. Ricordiamoci che i mondiali quest'anno sono una settimana dopo la fine, cioè due settimane, hanno solo due settimane dopo la fine della Vuelta, e in Australia non è la via dell'orto, quindi occhio, cioè a pronosticare quelli che faranno. Van der Poel mi sembra che la Vuelta non la faccia, e quindi sono su quella linea lì anch'io, perché quelli della Vuelta o vengano a casa una settimana prima, se no la vedo dura per il mondiale. Comunque staremo a vedere. Grazie, ragazzi. La barba si farà ora, non ti preoccupare. Va bene. Oh, ragazzi, grazie, è stato un piacere. Intanto siamo tornati rosa, ovviamente. Ciao, grandi, grazie. Ci prestiamo alla seconda parte della stagione. Grazie Riccardo, ci vediamo giovedì prossimo. Grazie Luca, buon lavoro. Ovviamente prendetevi tutto il riposo che vi serve, anche se insomma non è tantissimo, dopo le tre settimane di Tour de France. Grazie Valentino per essere stato con noi, grazie Valentino. Grazie Sciotti. A voi, davvero grazie. Grazie, Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Non anticipiamo nulla, ci vediamo giovedì prossimo. Grazie a Maurizio da in regia, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo tra una settimana alle 21 su TV6 canale 13 del digitale terrestre. Buonanotte.